Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video di Hobby Longest Remastered. Sì, lo sto facendo senza hack, ci voglio provare. E infatti già vi invito sicuramente ad andare avanti di questo video, perché sicuramente sarà un video abbastanza noioso, dove fallirò, non dico per mezz'ora, ma anche più di mezz'ora. Se mai avessi, cioè, se non ci riuscirò comunque, se userò delle hack sicuramente. Cavolo, mi sta ammazzando quasi. Ok. Il problema è che sta scalata decisamente è troppo lunga. Che poi magari si intravedesse la fine, no, neanche qua. Devo stare zitto. Devo stare zitto. Ok. Attenzione. Io vorrei che, boh, non mi esprimo perché veramente, come cazzo faccio? Se non vedo nessun oggetto, come cavolo faccio a capire che c'è l'assenza del, vabbè, qua ho sbagliato io, l'assenza del blocco, cioè veramente. Parece per giunta che quella parte lì neanche è messa dritta, cioè è chiaro che è pure storto messo. Quindi se io devo andare là, devo per forza trovare un appiglio qui. Ok, cioè, dovrei memorizzare tutti i punti vuoti, non è una cosa facile, sinceramente.
dritto, deve andare. Ok. Ok, sì, ma c'è tutta quella parte pure. Cioè, il problema è qui. Qua, come vedete, è tutto invisibile. Cioè, non ce la farò mai, cioè, non si vede nulla qua. Ok, piano. La mia speranza è che andando piano trovi. Ma vaffanculo, no? L'ho detto io. Cioè, è impossibile, impossibile. Vaffanculo, mi va avanti o senza fermarsi. Ma porca puttana, oh, personaggio di merda che non si ferma. Oh. Qua posso camminare o devo saltare? Non mi ricordo. Penso che possa camminare, penso. Fino, chiaramente, a qua. Ok. Ok. Ho il problema a sorgere in questa parte di qua, perché qua c'è una parte che tipo trolla. Qua devo saltare. E qua mi pare che c'è un punto. No, qui. Ok.
almeno il verde non mi ammazza, almeno il verde. Sì, ma non è finita qua. Non ho capito, devo saltare. No, si arrampica qua, quindi c'è ancora un'altra parte invisibile. Oddio. Ok. Abbastanza rischioso. Ci è mancato pochissimo. Che qui com'è la situazione? Ok. Ok, qua sicuramente di nuovo invisibile. Io spero che il bastardo non mi abbia trollato anche qui, perché se ci mi ha trollato per qua la vedo abbastanza difficile. In che senso trollato? Che mi abbia rimosso dei blocchi. Vaffanculo, ce l'ho fatta, non ci credo. Dopo 11 minuti ce l'ho fatta. Oh. Logicamente non è finita qua perché sicuramente ce ne sono ancora altre parti, come per esempio adesso, però questa sembra essere più facile, almeno che per il fatto che almeno è visibile rispetto a quella, cioè veramente. Ce l'ho fatta dopo 11 minuti. Ho detto nello scorso video che avevo usato le hack e non l'ho fatto. Wow, nel porto, proprio ci mancava poco che cadevo. Rischia di saltare, secondo me non ha senso. Però letteralmente ci cioè, sta diventando troppo difficile. Cioè, non sono ancora neanche a 2005, ci sono circa 3000 livelli, non si scherza. Che non esageriamo col salto. C'è ancora un'altra parte. Che poi ripeto, per me sarebbe stato molto più facile, anche se era complicato, se li metteva più vicini. Invece lui li ha messi tutti distanti, i check. E le parti complicandomi le cose chiaramente. Ok, questo non devo sbagliare ancora. Rischio che cada all'ultimo è alto perché io ogni volta non so perché, ma sbaglio sempre alla fine, non si sa come mai. Qua. Ok, il peggio sembra essere finito. Ma qua sopra posso salire? Ma qui? Ah, ok, ci arrivo. È molto distante, ma è possibile. Perfetto. Come cazzo faccio se non posso... Qua non ce n'è. Ok. Ma come cazzo ci arrivo là? Cioè, ma ci arrivo, cioè, mi sembra troppo distante. Vaffanculo, li mette troppo vicini. Troppo vicini, cazzo, troppo vicini. Secondo me da qui ci arrivo più facilmente, infatti questo è più vicino.
E infatti, decisamente. Ok, questo mi è familiare. No, mi era familiare. E non pensavo che avesse messo anche sta cosa, sto creatore. Io mi auguro che più avanti non metta anche qua delle cose che mi ammazzano, perché se rimette di nuovo questa parte così, perché veramente poi diventa esagerata la cosa. Ok, perfetto. Ma ci passa. Ma che cazzo? No! Vaffanculo. Sì, ma veramente sta diventando eccessivamente difficile. No, vaffanculo, è rimbalzato. Mica c'è la molla, oh. Ha la molla come piedi, veramente, oh. Che mi rimbalza, ha la molla. Ecco. Niente, non riesco ad andare avanti, veramente. Cioè, più avanti si va, peggio è. Cioè, letteralmente sto arrivando al punto che per me diventa impossibile, e non sto scherzando, veramente impossibile andare avanti. Perché io fino a un certo punto posso inventarmi delle tecniche per andare avanti, ma poi arriva al punto che non c'è nessuna tecnica ed è impossibile. Ma vaffanculo, mi rimbalza di nuovo. Ma perché? Perché? Finalmente. Qua forse non devo salire, mi pare. A parte che non ci arriva, quindi. Io vorrei capire, ma il creatore veramente è orfano per creare una mappa del genere? Doveva essere veramente orfano, perché non è normale. Non è normale la difficoltà che c'è in questa mappa, veramente. Peggio di tutte le mappe che forse in vita mia abbia giocato, ma pure dell'altra che vi sto ancora portando, che non ho manco finito. Cioè, letteralmente non è normale che dicono complicata. Calcola lo spazio, minimo, minimo, proprio. Ecco. Mi va avanti da solo sto personaggio rincoglionito, porca puttana! Mi va da solo! Mica lo giro e che fa? Mi cammina, veramente! Di nuovo, ma che cazzo fa? No,
No, sto gioco non ve lo posso portare, non me lo posso portare, questa mappa non me la posso portare col telefono. Cioè, non è normale che mi gira da solo la visuale e poi pure mi cammina da solo prima, veramente. Di nuovo. Cioè, ma veramente lo fa apposta. Logicamente poi mi sconcentro e sbaglio, ovvio. Ok, logicamente non è finita qui, sempre minimo di spazio per poter fare salti qua, proprio minimo, millimetrico quasi. Cioè, ma letteralmente, oh, cioè, io vorrei capire se c'è qualcuno che ha realmente finito sta mappa, secondo me no. Secondo me una mappa del genere non è possibile finirla perché veramente... Ma ci riuscirò io, veramente deve essere un miracolo, perché non ce n'è verso, non ce n'è verso perché è decisamente troppo complicata. Il bello è che io quando la portai inizialmente in live, perché sì, questa mappa l'ho portata in live, diciamo che la portai per rilassarmi, beh, mi sto rilassando proprio. E adesso è diventata impossibile e mi fa praticamente dannare. Bel relax sto avendo io. Cioè, invece di salire scende, ma che cazzo? Ma che cazzo non mi salta, porco Giuda! Minchia, non mi salta! No, ma non è possibile, non è possibile. Non è possibile. Non è possibile, non è possibile. Sono troppo verso l'interno, cazzo. Che poi non c'è neanche un checkpoint. Non c'è neanche un checkpoint, ma stiamo scherzando. Una mappa, una parte del genere senza neanche un checkpoint. Io che non dico niente, si stava buttando a destra pure. Il personaggio è completamente sballato e basta. Sta mappa devo portarla per forza con la console, non c'è altra soluzione perché, ripeto, secondo me il problema è Android, non c'è altra spiegazione per se fa così. Scusate per il rotto di prima, perché cazzo sono morto ora. Sono morto senza che c'era niente. Perché crepa, porca puttana? Perché cazzo crepa? Minchia, non c'è niente, oh! No, ma è impossibile. Come faccio ad andare avanti se mi crepa? Come cazzo faccio ad andare avanti se non c'è nulla? Quella cosa nera, come cazzo faccio ad evitarla, porca puttana? Come cazzo faccio? Devo andare per forza dritto, oh! Minchia, ma hai creato veramente una testa di cazzo, eh!
Perché non c'è altra cosa da dire, è una testa di cazzo! Come si fa? Come si fa ad andare avanti? Cioè, io devo per forza saltare, se non salto, come cazzo faccio a raggiungere l'altra piattaforma? Cosa cambia. Vabbè, non dico altro perché veramente. Non dico altro perché. Che se no sbaglio poi a parlare perché veramente. Non so come andare avanti. Come faccio? Cioè, letteralmente, come faccio? Cioè, se non salto non posso prendere la piattaforma. È rimbalzo. Non ce la faccio andare avanti, letteralmente. Questa sera sicuro che non la completerò mai. Non la posso finire, cioè, letteralmente. Sta diventando troppo difficile. Per me sta diventando troppo difficile. E non è umanamente possibile andare avanti. Si è buggato pure il personaggio. Cioè, tutte le volte che sono morto mi si era buggato pure il personaggio. Bello che c'è gente che ci sta ancora giocando a sta mappa. Il bello è questo. Nonostante sia impossibile, ci sta giocando ancora gente. Cioè non arriverò neanche a 2500 livelli. Neanche quello riuscirò a fare, cioè. Che neanche so quando sono arrivato per giunta. E non mi salta. Il personaggio che poi non mi salta mi fa incazzare sempre di più.
Ma poi sempre là cade, sempre là mi va a cadere, o sempre là. Minchia, non le vuole prendere quelle piattaforme, che non le vuole prendere. Logico che sto tentando un'altra tecnica, ma neanche quella può funzionare perché letteralmente è impossibile. Qua è una questione di culo. Culo per passare, perché quello è l'unico modo per passare sta parte. Io vorrei capire, ma il creatore che cazzo voleva dimostrare qua? Gli fa sclerare i giocatori perché letteralmente è impossibile. È umanamente impossibile sta parte perché veramente. A volte mi muore con quella cavolo di cosa nera. E se non mi muore. Vaffanculo, ce l'ho fatta. Logico che sì, sto andando avanti, ma fino a quanto potrò andare avanti? Fino a quanto? Perché ripeto, sta arrivando al punto che letteralmente per me sta diventando, come detto prima, impossibile. Ok, questo è molto fa. Devo starmi zitta certe volte, veramente. Perché non va? Che se sì, anche se è una cosa facile questa, è una cosa che anche odio. Che c'è scritto qua? No, follia del Trust 2.0. Però aspetta, non voglio dire niente, forse si vedono qua i blocchi. Sembrano mezzi trasparenti in questo caso. Attualmente si vedono alcuni. Secondo me per ora mi sta prendendo in giro, nel senso che sì, ti faccio vedere i primi blocchi. E poi mette quelli invisibili. Sembra che non le veda. E qua è complicato. Qua non penso che ci sia qualcosa sotto, quindi. Attenzione. Cavolo, sono quasi al millimetro. Ok. Quanto cavolo devo salire? Stavo quasi per cadere. Ma il check? Non si sa, cioè non si sa dove la fine. Non mi dire che la fine è là sotto. Ok. Dico sbaglio a dire che il creatore veramente non è normale, perché come si fa a fare una parte del genere senza neanche un c'è tutta sta guardate che c'è qua. Ora qua logicamente sbaglio.
perché andrà a sbagliare, perché non si vede bene. Sì, è visibile, ma non più di tanto. Ok, qua posso buttarmi. Penso di sì. Ma veramente, ma ne ha messi veramente troppi blocchi rossi, però. E non c'è neanche un check, il bello. Dopo tutta sta parte, non c'è ancora neanche un checkpoint. Ok, ce l'ho fatta pure. Anche se sono morto io non mi interessa, l'importante è che ho passato di nuovo un'altra parte come quella. La domanda sorge spontanea. È finita? Secondo me no. Secondo me il creatore, più avanti ci sia un'altra parte come quella, ancora più peggio. Che già sì, è impossibile. Più avanti diventerà anche peggio, impossibile. Ma decisamente sono troppo strette queste cose, ma che cavolo? Quanto cavolo è lungo? Ok, qua c'è qualcosa che mi ammazza? No. Finalmente una parte tranquilla, un miracolo devo dire. Dopo mezz'ora una minima parte tranquilla. Devo salire? Sì. Immagino debba buttarmi. No, no. Ma secondo me se non c'è un muro forse è meglio non buttarmi da così in alto. Vediamo. Ma infatti il senso di tutto ciò non lo capisco. Però qua si è un po' distante. Però secondo me facendo così, ecco fatto, si riusciva pure. Qua forse è meglio salire invece. Sbaglio o non muore? Ma dai, mi sta trollando! Sembra se poi alla fine alcuni non li tocco e muoio. Che bastardo però, cioè mi ha trollato lì, mi ha trollato. Perché per logica uno in automatico le parti rosse. Viene logico pensare che ti ammazzano. Affanco, giusto, giusto, c'è andato a cadere, è andato a terra sopra quello rosso, veramente. Di nuovo. Sto fallendo una parte banale. Già questo fa capire che mi sa che devo fermarmi. Per la stanchezza.
Letteralmente mi devo sempre. Mi devo fermare di nuovo. Ma vaffanculo, di nuovo quello va a prendere. A tutto il largo del mondo mi va a prendere quelli rossi, veramente. Perfetto. Mi stava trollando, bastardo. Forse lo prende. E come cazzo devo prendere questo? E mica c'è il largo dietro. C'è l'unico modo questo, eh. Come cazzo lo prendo? C'è tutto così, quindi. Ah, bello. Ah, no, solo due sono, meno male. Poi che devo fare? Devo saltare nuovamente, evitando il rosso. Ma devo essere preciso perché a beccarlo non ci stavo niente. Ma l'ho preso. Di nuovo. Cioè io mi chiedo una cosa, ma io veramente ho toccato il rosso là? Secondo me no. Ora sì, chiaramente, però poco fa secondo me non l'ho toccato comunque, perché mi sembra strana sta cosa. E allora. Ok, anche questo è fatto. Quanto cavolo devo salire a sta parte? Ma quanto cavolo è sta parte, letteralmente? Come devo scendere? Aspetta. Così. Ok. Non chiedetemi co. Come ho fatto a non cadere, ma il rischio che cado adesso è altissimo. E ora? Ok, posso scendere normalmente così.
Ma posso rischiare di saltare. Il mio timore è che non ci sia nulla sotto, però. È per questo che non vorrei rischiarmela. Allora, di qua posso saltare tranquillamente. Ok. Che essendo che si mimetizza con l'ambiente, non si vede se c'è una struttura grande. Ma sbaglio, non c'è niente proprio. Cioè, mi sta dando sta impressione a me. Cioè, o è invisibile o, è, o veramente non c'è niente. Io non vedo nulla proprio lì. Forse la cosa migliore è che risalga, il problema è che mi sono buttato. Il problema è come cavolo ci arrivo però. Cioè anche se risalisse, secondo me non ce la farò comunque. Cioè almeno una, un oggetto o qualcosa dovrà pure esserci. Questo è il punto più alto, no. Però se salgo ancora sono più distante, quindi devo saltare da qua. Cioè, se ci devo riuscire, devo riuscirci da qui. Ok, ce l'ho fatta. Ok. Comunque direi di fermarmi qui per oggi perché veramente. Almeno. Ma c'è lo spazio per atterrare qua? Ma c'è lo spazio? Io vorrei capire. Cioè, non c'è spazio secondo me. Come cazzo faccio a infilarmi là dentro? Fatto è che io vorrei almeno capire a che stage sono. Sono almeno a 2005. Cioè, io la mia speranza è quella che almeno che ne manchino un poco meno di 500. Ormai non c'è più concentrazione, letteralmente. Fare errori banali come adesso, cioè qua è una delle parti più facili. Tralasciando il fatto che non capisco se quella parte. Di nuovo una minchiata, ho sbagliato, di nuovo. Ma che cazzo però? Ed eccomi qua. Non lo capisco, letteralmente. Non capisco come devo saltare quella parte lì. Ok, fatto anche questo.
quanto devo salire? Ok. E ora? Non ho capito, ma che devo fare? Secondo me c'è qualcosa di strano qua. Guardando quel pilastro, forse ho capito. Dico forse. C'è un checkpoint di sotto, quindi penso che debba prendere quello. Ci arrivo di qua? No, ancora no. Ma muore! Cioè, è strano. Secondo me conviene continuare la prossima volta, almeno per capire, perché non capisco che devo fare. C'è un cavolo di checkpoint che non so come si debba prendere. E se devo sbattere solo nel pilastro, ma secondo me non ha senso neanche. Cioè, boh, non comprendo. Cioè, una parte del genere è strana, sta parte. Cioè, non ci sono altre scale. Qual è il problema? Mi butto e muore. Non devo arrivare così in alto, boh. Vediamo, sbatto. Dovevo sbatterci a quanto pare. Una parte abbastanza strana, sinceramente. Questi mi ammazzano, sì, perfetto. Molto strana comunque. E qui come cazzo ci arrivo là ora? Come cazzo faccio ad arrivare là? O mi sta trollando e uno non mi ammazza, ma se sono due rossi però. Ok. Si ci arrivava in realtà. Ok. E qui? Immagino che sotto queste di qua ci sia l'oggetto. Esattamente. Problema è che essere preciso non è che è tanto facile. Se poi il personaggio è un incoglionito che non mi salta, mettici pure questo. Fanculo, è andato troppo avanti. Perché cazzo cammina da solo? Perché cazzo cammina da solo, veramente? Ok, perfetto. Non lo immaginavo. Comunque però sta andando abbastanza bene, cioè a parte quelle parti iniziali, poi quella come all'inizio che ho fatto nel video,
Diciamo che la cosa è andata, non dico a semplificarsi, ma diciamo a essere, diciamo, accettabile. Il problema è che comunque ho il timore che sicuramente ci sarà un'altra fase come quella di prima. Questa parte di qua. Vaffanculo, ma ci va a saltare di sopra, oh, ma che cazzo! Di tanto lago va a saltarci di sopra. Iniziando anche a sentire caldo, ma vaffanculo. Cioè, ma il problema è che io vorrei tanto capire se sono almeno a 2005. Perché se sono arrivato a 2005, devo dire, è un grande traguardo già. È un grande traguardo e... Mettiti dritto. Bastato, l'ha messi tutti storti dopo. Li ha messi tutti storti. Con la parte che è storta non ci riesco, cioè, veramente. Non è impossibile, sicuro che non è impossibile perché, ripeto, logicamente sono io che sono letteralmente arrugginito ormai di concentrazione, che logicamente non riesco a essere preciso senza sbagliare. Così da sta parte quanto è lunga? Cosa? Seriamente mi devo fare tutta questa parte senza morire? E più, no, forse quello non è, non è, forse non è dopo, cioè nel senso forse è dopo, no, perché se devo farlo pure in più andiamo male, ma affanculo, che cazzo, il problema è che sto coglione di personaggio si arrampica, niente. Basta, mi fermo, non è possibile andare avanti. Ormai sbaglio in continuazione. Se questo video vi è piaciuto, mi lasciate un mi piace. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!